La malattia è un problema musicale e ogni cura è una soluzione musicale. E sai qual è la parola comune a entrambe le discipline? È la parola arte, perché la musica è l'arte più sublime, penso a Bach, che Bach avvicina a Dio, insomma. E la medicina è un'arte, oltretutto empirica, quindi tutto questo parlare di scienza, scienza, scienza a proposito della medicina è anche un errore epistemologico. Caro Luigi, è un grande piacere per Generiamo Salute intervistarti, perché certamente è più stimolante intervistare un personaggio poliedrico rispetto a uno unidimensionale, diciamo così. Come medico omeopata, oltre a essere un clinico notoriamente molto bravo, hai anche scritto diversi libri di successo in materia, anche qua spaziando. Clinica, metodologia, ricerca storica. Sei un docente di omeopatia amatissimo dagli allievi per la tua capacità didattica e comunicativa e come psicologo junghiano, tifiamo per la stessa squadra, Nel ti sei a... calcio, nel calcio no, ma nella Vabbè, insomma, psicologia sì. la psicologia, sì. Ti sei abbeverato alle migliori fonti, essendo stato allievo niente meno che del grandissimo Hillman, a cui avete dedicato da poco un bellissimo volume, a cui ho assistito anche alla presentazione. Come musicista, e qua entriamo nel cuore, diciamo, della nostra intervista, stai avendo una seconda, una terza e una quarta giovinezza, visto che i migliori club romani ti contendono per serate cantautoriali. E qui iniziamo con la prima domanda. Noi ci conosciamo da un bel po' di tempo, e so che ansia, fretta, in generale non sono cose che ti appartengono. Sei una persona posata e tranquilla. Ma come fai a mettere insieme tutte queste attività e non essere stressato? Intanto Peppino, grazie per questa proposta che ho accettato immediatamente di un'intervista per Generiamo Salute, che è veramente una pagina preziosa nel deserto attuale, o quasi deserto. Allora, intanto voglio smentire un pregiudizio: non è vero che io non conosca ansia e stress, perché l'ansia è un elemento della condizione umana. E lo stress va naturalmente gestito, anche evitato, prevenuto soprattutto. Ora, molti mi chiedono: ma come fai a scrivere, a fare, eccetera? Io ho una droga che utilizzo moltissimo e che è la motivazione. Quando c'è una motivazione sufficiente, si superano ostacoli che non sembrano neppure tali. Questa è la vera risposta seria alla tua seria domanda. E credo che debba andare oltre. Naturalmente ogni campo in cui mi esprimo, che appunto sia la medicina, la psicologia, in questo caso la musica, mi rappresentano una parte di me. Come psicologo analista junghiano, ma anche in qualche modo collaboratore di Hillman, ritengo che la psiche sia polifonica, sia per sua natura un arcipelago, non un monolite, e più colori riusciamo a esprimere, e meglio stiamo. Quindi questo rende più facile l'equilibrio osmotico tra i vari vasi comunicanti, in questo caso direi la musica, la medicina, la psicologia, se vuoi anche la scrittura, no? Questo è un po' il tema. Ieri proprio ho concluso la mia giornata di lavoro con un giovane a cui dicevo, con una certa passione, che il concetto di tempo libero è un concetto da schiavi, cioè quello che dovremmo cercare di raggiungere, credo, è la possibilità, siamo fortunati e motivati, di esprimere delle parti di noi. Allora non c'è più la differenza fra l'orario lavorativo e l'hobby, parola che detesto, ma sono componenti della personalità che vengono espresse in queste chiavi. Come sempre dai delle risposte che meravigliose. Bene, il mondo dell'omeopatia e il mondo della musica storicamente sono sempre stati in contatto, lo sono ancora adesso.
numerosi grandi musicisti del passato, ma anche del presente, sono affezionati, sono stati e sono affezionati sostenitori e utilizzatori della medicina dei simboli. Per fare qualche nome, Chopin, Paganini, Clara Schumann. Secondo te e la tua esperienza, cosa hanno in comune questi due mondi? Dov'è che si toccano, dov'è che si allontanano, se lo fanno? Beh, allora, intanto hai citato grandissimi artisti dell'Ottocento e io preferisco chiamare, come sai, Clara Wieck col suo nome da signorina, la futura, ma non per un singulto femminista, semplicemente perché Clara era già una grande pianista prima di incontrare Schumann. Tant'è vero che Hahnemann, e qui veniamo alla tua domanda, la invitò a suonare insieme a un violoncellista alla festa dei suoi, mi pare, del 60° di laurea, quando era già a Parigi. Quindi, come vedi, c'è stata precocemente la connessione. E tu dici una cosa giusta, che però vale anche, per esempio, per la psicoanalisi. Ho avuto diversi pazienti musicisti. Questo probabilmente deriva dal fatto che sia, diciamo, il medico che si apre a una dimensione altra come quella dell'omeopatia, parliamo di omeopatia di alto profilo ovviamente, non di medicina alternativa, sia l'artista, sono capaci di guardare oltre, quindi non si accontentano, per così dire, di una semplice ripetizione, vero? Di quello che una certa cultura convergente, no, ci chiama ad esprimere, ma sia noi, sia i musicisti e gli artisti in generale sono animati da un pensiero divergente. Questo è il mio pensiero, ma anche la mia esperienza. Ricordo che quando ero studente di medicina mi incuriosii moltissimo alla medicina omeopatica, divenni un paziente omeopatico e poi cominciai a studiare con un grandissimo omeopata che era Antonio Santini. Ero al terzo anno di medicina, quindi vedi già il pensiero divergente. Mi laureai in medicina, avevo già quindi questa competenza, diciamo così, sul campo poi naturalmente divenne più operativa. Scusa l'autobiografismo, ma può essere utile. Quando poi mi laureai in medicina mi iscrissi a lettere e feci numerosi esami a lettere, quindi la componente umanistica che tu hai sempre ravvisato nel mio modo di pensare viene da lì. Quindi ho studiato storia delle religioni, cioè un sacco di cose adesso senza... Questo lo dico perché? Perché se c'è un pensiero che tende a essere divergente non si accontenta mai, no? Questo è un po' il punto. Quando poi divenni un omeopata di un certo, diciamo, nome, allora iniziai a formarmi come psicoanalista. Allora, qualcuno direbbe non sei mai contento, però questo significa anche avere un puer che spinge verso altri orizzonti. La musica era stata una grandissima passione giovanile, l'avevo accantonata appunto mettendo in campo la medicina, la psicologia, eccetera. Poi alcuni anni fa, grazie anche, lo dobbiamo dire, al fatto di avere sì una figlia medico e di grande valore, ma anche un figlio di musicista di grande valore, e il quale mi ha spinto ha insistito perché io riprendessi in mano i brani che avevo scritto da giovane, li ha arrangiati, abbiamo fatto un primo disco che è uscito nel 2016. Questo fatto ha, per così dire, generato in me, rigenerato un desiderio di scrivere. Quindi ho ricominciato a scrivere e ora sta uscendo il secondo album che presenterò il 21 gennaio a Roma al Teatro Garbatella. Quindi brani nuovi, arrangiati, devo dire, molto bene, sono molto soddisfatto. Questa è un po' la storia. Quindi qual è, se ho risposto alla tua domanda, la connessione? La connessione è una tendenza evidentemente costituzionale verso l'ulteriore, verso l'oltre, verso qualche cosa che è lontano da qui. Luigi, ma in cosa aiuta la musica il medico omeopata o lo psicoterapeuta e viceversa? In cosa essere medico omeopata aiuta a essere musicista? Cioè, quanto è importante l'esperienza di curare le persone e
in che misura alimenta un'ispirazione artistica? Io non credo che questo valga per il medico esperto in omeopatia, lo dico perché conosciamo storie di medici più noti, Enzo Jannacci, Mimmo Locasciulli, oppure lo stesso Giuseppe Sinopoli, che era medico psichiatra, è stato un grandissimo direttore d'orchestra. Evidentemente ti rispondo con un aforisma che mi sembra sempre molto interessante, che è di Novalis, il quale diceva e scriveva e scrisse che la malattia è un problema musicale e ogni cura è una soluzione musicale. Questo l'ho messo anche come esergo alla biografia di Hahnemann che ho scritto a quattro mani con Riccardo De Torrebruna, che tu ricorderai. Quindi questa è un po', credo, la risposta sintetica a questa tua domanda. Non riguarda solo gli omeopati, ci sono dei classici proprio in questo, cioè Ascensi, il grande anatomopatologo, suonava in un quartetto d'archi, quindi evidentemente c'è una fecondazione reciproca. E sai qual è la parola comune a entrambe le discipline? È la parola arte, perché la musica è l'arte più sublime, più, per così dire, meno bisognosa di supporti materiali, no? Poi ci sono delle forme musicali, penso a Bach, che Bach avvicina a Dio, insomma. E la medicina è un'arte, è un'arte oltretutto empirica, quindi tutto questo parlare di scienza, scienza, scienza a proposito della medicina è anche un errore epistemologico. Arriviamo alla conclusione di questa intervista. Tra pochi giorni, sabato 21 gennaio, al Teatro Garbatella presenterai questo album, cioè appena detto, Passaggi, il volo di Mangialardi, il tuo secondo album, che ha notevoli spunti di novità rispetto a quello precedente, soprattutto per quanto riguarda gli arrangiamenti, Anche che la quello scrittura, precedente, anche la scrittura, anche la perché scrittura. i pezzi del primo album in fondo li avevo scritto negli anni 70, quindi sono chiaramente Diverso. cantautorali, no? Poi certo, sono stati arrangiati, però la struttura musicale era quella. Questa è proprio una composizione diversa, sono diventato un po' più complesso. Però adesso parlandoci di questa nuova uscita, spiegaci, diciamo, la genesi, il contenuto e soprattutto mi devi dire, perché mi brucia questa domanda, ma chi è Mangialardi? Allora, guarda, l'album si Incuriosito intitola terribilmente. Passaggi perché nel momento in cui ho cominciato a scrivere dei brani, vedi, non dovendo per fortuna obbedire a una necessità produttiva, a una richiesta discografica, a una scadenza. Naturalmente, io scrivo quando le cose, io trascrivo, come dico, cioè mi arrivano delle idee musicali o poetiche, diciamo, e comincio a metterle su carta o in musica, eccetera. Questo avviene periodicamente, non è che mi metto, non è il mio mestiere, ecco, non sono un mestierante della musica, però in questi anni, dopo l'uscita del primo album, hanno cominciato a inanellarsi alcune di queste canzoni nuove. E dopo un po' mi sono accorto che c'era un filo che le collegava, perciò l'ho intitolato Passaggi. Per esempio, una a cui tengo moltissimo, e puoi capire perché, si intitola La notte in cui morì mio padre. E l'ho scritta alcuni anni dopo che era morto mio padre, e di getto in una sera, ero all'estero da solo, senza strumenti musicali, quindi soprattutto è venuto il testo, e ho capito che in qualche modo elaboravo un passaggio, che era un passaggio ovviamente suo, ma era anche un passaggio mio, no? E poi così via. Adesso ci sono tanti altri esempi, non voglio fare ora la recensione dell'album, ma il filo che li unisce, che lo rende di fatto, per noi di nostra generazione, sai di che cosa parlo, un concept album, cioè in qualche modo è questo il filo che li lega. Ma tu mi hai chiesto del sottotitolo, Il volo di Mangialardi. Ora, questo è un album sulla libertà. Si apre con un brano molto breve che io amo moltissimo, che si chiama Intro for Freedom, è in italiano comunque, e si chiude con l'unica interpretazione, io non le chiamo cover, che è Il disertore di Boris Vian, un pezzo del 54, antimilitarista, un pezzo meraviglioso che interpreto spesso con voce e chitarra. E allora,
da un polo all'altro si snoda la libertà. E Mangiolardi è, diciamo, un eroe picaresco che attraversa la vita con un passo leggero, un po' burlone, molto puro come un Parsifal, diciamo, popolare, e è il protagonista di una delle canzoni, ed è comunque una specie di puer che attraversa tutto l'album, cioè è solo avendo lo spirito di un Mangialardi. Poi ti racconterò, se vuoi, privatamente come mai ho scelto questo nome, ma non importa, lascio anche un po' che la tua immaginazione possa vagare. Ma mi piace anche perché è un nome popolare, un nome picaresco. Se l'avessi chiamato Parsifal, che vuol dire il puro folle, perché in fondo Mangiolardi è un Parsifal, un puro folle, però mi piace di più Mangiolardi perché fa più, come dire, no? È più popolare, mi piace di più questa idea. Parsifal è più impegnativo, sicuramente. No, ma soprattutto sarebbe di una solennità ridicola, no? O comunque anche scegliere un nome di quella portata. Invece mi piaceva questa. Il volo di Mangiolardi, anticipo solo un'altra cosa e poi non dico altro, anche perché vorrei incuriosire, e l'ho scelto anche intanto perché il volo ovviamente è archetipicamente il desiderio dell'uomo, no? Il volo è. E poi perché nell'album c'è un giovane visto di spalle che si lancia a volo d'angelo nell'aria e per approdare, come immaginiamo perché si vede sullo sfondo, in un lago circondato da alberi. Un'immagine molto bella e per me molto evocativa. Cioè, se noi voliamo possiamo continuare a vivere. C'è un passaggio meraviglioso di quel film di Spielberg dedicato, no? Hook, dedicato a Peter Pan, in cui a un certo punto, se ti ricordi, i bambini perduti tra cui lui si ritrova lo esortano a volare, perché così soltanto avrebbe potuto vincere contro, no, l'antagonista, e lui non ci riesce perché ha perso la memoria di questa nostra capacità, finché si appella all'immaginazione. Quando lui riesce a immaginare, finalmente vola. Grazie di cuore, Luigi, veramente è stato così interessante ascoltarti, così interessante vedere che la terapia, la scienza, la musica, tutto hanno tante cose in comune, c'è tanto in comune, viviamo in questo sistema fatti di tanti sistemi che più sono accordati tra di loro, più sviluppano bellezza e cose meravigliose. Ecco, sì, io ti ringrazio, Peppino, per avermi invitato e per aver compreso bene, perché tu d'altronde sei un uomo un po' rinascimentale in questo senso, e la connessione che la connessione fra i saperi è ciò che ci può salvare. Grazie, grazie. Quindi invito tutti gli amici di Generiamo Salute, che sono a Roma o anche ci vogliono andare, il 21 gennaio, Teatro Garbatella, un teatro molto bello in un quartiere molto molto bello e suggestivo di Roma. Sì, e posso aggiungere una cosa che per me ha un certo valore simbolico, è un teatro dove 3 anni e mezzo fa, quasi 4, Francesco De Gregori, che è un mio dichiarato modello, ha tenuto un mese intero di concerti tutte le sere, 4 sere a settimana. Quindi stare sulle stesse tavole per me avrà un certo valore. Te lo meriti, Luigi. Grazie a tutti. E grazie. Generiamo salute tutti insieme. Grazie tanto.